Ciao a tutti, visto che sono arrivati un po' di pacchi tutti ravvicinati, voglio aprirli insieme a voi. Ecco, mi sto guardando intorno, mi ero un po' perso. Ho lasciato di là degli altri pacchi. Vabbè, per ora apriamo questi qua. Allora, primo pacco, no, non volevo aprire questo. Questo qui, perché è tutto sporco. È già aperto? Cioè, è già aperto. Ok, ci sono tutte. Sono delle punte, niente, ci sono rimasto malissimo. Cosa faccio? Rinizio? Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo unboxing. Allora, delle punte per il trapano, delle punte speciali per forare il marmo. Ci sono dei lavoretti da fare qua a casa e non capisco se mi manca veramente una punta o meno. Vediamo. Dovrebbero esserci tutte, a meno che al corriere mi servisse proprio questa punta. Boh, vediamo. No, ok, passano da una parte all'altra, quindi niente. Le punte, direi che, anzi vi anticipo già che sotto in descrizione poi troverete tutti i vari link. Ho sempre le forbici in mano, ma non faccio niente. Trovate in descrizione tutti i vari link dei prodotti. Quindi se volete andare a rivedere, se vi interessa qualcosa, per qualsiasi informazione mi scrivete e poi vi risponderò. Allora, mi ha mandato un po' di prodotti Aoki. Lo ripeto sempre, ognuno lo interpreta a suo modo. Power bank da 10.000 mAh, i modelli nuovi, recenti, quindi un nuovissimo modello con anche lo schermino LCD vicino alle porte USB, quindi 10.000 mAh, che sembrava dalle foto anche abbastanza grandicello. Volevo anche aprirlo, che ero curioso di vedere com'era. Solitamente non li spacchetto completamente, ma sapete che la curiosità del nerd ci sta. Ma ok. Ah, c'è tipo una costruzione tipo finto carbonio. Bello, bellissimo. Guardate che bel effetto che fa. Mamma mia, come tipo antiscivolo. È leggerissimo, sono abituato mai ai power bank da 20.000 e giù di lì. E schermino direi poco visibile, andiamo un po' all'ombra, 77% out, quindi dopo quando andrà a ricaricarsi comparirà anche la scritta in, direi. Vedete che è scritto out là sotto in piccolo, mini. Poi, altro pacco, cavolo, ne ho tre in croce qua, ce li ho tutti in casa. Ecco, sposto le forbici, ci vogliono le forbici. Tac. Ah, mouse sempre di Aoki. Se seguite un po' Aoki, ha appena presentato un nuovo mouse economico, sempre una ventina di euro. L'unico problema è che fanno questi mouse economici, ma sono leggerissimi. Io ho questa fissa di avere i mouse un po' più pesantucci, con anche la possibilità di rimuovere o aggiungere dei vari pesetti, perché mi dà l'idea di avere un mouse molto più preciso. Quindi confezione nera, finalmente ok, ha cambiato, forse può puntare più sul gaming con questa confezione. Solito cavetto USB intrecciato e mouse leggerissimo. Dico già che è leggerissimo, full RGB, quindi ci sarà tutti i LED che si vedranno anche in questo disegno qua laterale. È bello, ma direi molto economico, molto cheap, direi. Comunque una ventina di euro, ma neanche, mi sembrava forse 15 euro circa. Altro pacco, mi sembra sempre ok anche questo. Sei piccolo. Ah, ok, dai, questo qua poi lo vedrete. Tutti questi prodotti li vedrete sempre, ve lo ricordo, sul blog Uin Blog. C'è una colorazione blu e bianca, un caricatore normalissimo con due prese USB, mi sembra da 2A, 2 o 3A, che dopo automaticamente cambia la velocità di erogazione in base al dispositivo collegato. Vado a prendere il resto. Eccoci qua. E qua è successo un disguido. Diciamo che questo speaker Aoki è arrivato praticamente una settimana prima rispetto a tutti gli altri, quindi ho aperto il pacco e ho visto cassa Bluetooth Aoki.
quindi unboxing già unboxato e non ve la sto ad aprire, tanto la vedrete in un video molto presto. 30 watt di speaker con non mi ricordo, mi sembra che ha due batterie da 4000 mAh giù di lì e direi almeno 2 kg. Deve essere una bomba questo speaker di AOK. Poi dopo altro pacco, anche se a me piace quello lì più grosso, ma si sa che quello più grosso bisogna sempre tenerlo per ultimo. E qua ci dovrebbe essere un qualcosa che vedrete in anteprima su Twitch, esatto, e sono le cuffie Nuvo. Adesso aiutatemi voi come si possono pronunciare delle cuffie del genere, Nuvo N13, delle cuffie diciamo da gaming, visto che sto effettuando sessioni di streaming eccetera eccetera. Queste le vedrete direttamente su Twitch e poi farò anche un articolo dedicato. Hanno dei padiglioni da 50 mm, così a me piacciono un sacco quelli grandi che ti occupano tutto l'orecchio, e vediamo con l'utilizzo con gli occhiali. Io ho sempre il problema degli occhiali e a volte tentano ad impennare con delle cuffie così. E poi, visto che avevo delle cuffie vecchissime OK, che non mi piacevano più di tanto, le cuffie, quelle precedenti, infatti, avevano un microfono orribile. E quindi sono sicuro che queste qui andranno meglio. E poi delle cuffie dell'aiuto, non mi ricordo più la marca. Modello C7, aiuto. Wireless Earbuds Bluetooth 5.0, e trovate il link in descrizione. Le classiche cuffie con la sua basetta di ricarica. Mi piaceva un sacco perché c'era questo LED qua. Molto molto strano per delle cuffie Bluetooth, un display LCD così. E fa vedere addirittura le due impronte digitali. Secondo voi cosa stanno a indicare? Boh, non ne ho un'idea. E vediamo come funzionano in chiamata e come suonano. Anche se direi che sono più adatte alle telefonate. 5 kg di cartone. C'è scritto qua su 5 kg e 1. E 1 è l'1. È l'1 che fa differenza. Op. Ok, dai, è meglio se lo sposto qua più avanti, altrimenti stavo già per buttare. Ecco. Cosa ho schiacciato? Ok, ci siamo. Allora, le cuffie. Ho già fossato le cuffie. Vabbè, dischetto disco per il flessibile, non per me, e non da recensire, direi. E voilà! Non mi ricordo la marca ufficiale dove si vede sempre questo prodotto qui su Amazon, Nipo, una cosa del genere. E quindi questo qui è un massaggiatore da collo. Ho cercato di farvi vedere un po' velocemente gli altri prodotti perché volevo farvi vedere questi qui come funzionavano in modo molto molto rapido. E ci sono varie modalità di massaggio, roba del genere. Eccolo qua, guarda, qua è tutto spiegato e dopo ve lo faccio vedere. Infine ho un ultimo prodotto, pensavo molto più grande la scatola. E voilà, questo qua sinceramente l'ho comprato, non mi ricordo, Osom, simbolo stranissimo, qua la telecamera fa sempre più buio quando vedo del bianco. CB J060, aspirapolvere con ricarica alla sua batteria, quindi funziona senza fili, pagato 30 euro, quindi pochissimo, e pensavo di utilizzarlo un po' in garage oppure pulire l'auto, visto che non ho l'ingombro del cavo. Quindi direi che lo possiamo anche provare subito, sempre se la batteria è carica. Caricatore proprietario da 1 ampere. Si sono rimasto malissimo. Ok, sembra funzionare.
solo così? Beh, comunque direi che gli accessori non mancano. Ottimi, ottimi. E qua tutti gli altri accessori, tutte le varie prolunghine, tutte le... Ci sono anche degli accessori pieghevoli, spazzoline, eccetera, eccetera. Ottimo, ottimo. Accessori direi top. Vieni qua vicino. Quando prendo su la cacchetta qua. Si vede la cacchetta, guarda solo la cacchetta. Beh, direi che come aspiratore nella media l'ho pagato 30 euro, come vi dicevo, e il prezzo ufficiale era di 80 euro. Cioè, se qualcuno lo pagava 80 euro era una ladrata. Sì, diciamo che aspira, ma non... aspira da 30 euro. Aspira 30 euro. È grandissimo. Ah, ok. Ora c'è addirittura il caricatore uguale identico a quello dell'aspiratore. Identico. Identico. Ah no, 2 ampere. 2 ampere questo, quindi già un po' più grosso. Cavolo, 2 ampere intorno al collo. Oppure si può utilizzare quello col caricatore da auto. Ma pensa a te. Ah no, giusto, beh, mi serve il caricatore. Non va a batterie, vero? No, non penso. Oddio. Ah, ok, c'è anche la sua sacca per riporlo, ok. Interessante. C'è da nuovo, dai. E qua cosa devo fare? Mettersi i braccioli. Vabbè, insomma, lo volevo solo provare un attimo. Provo a accenderlo. Ok, ci vuole il caricatore. Caricatore, ah, qua, ok. Caricatore. Casualmente qua dietro di me c'è una bella ciabatta, ma guarda te, proprio venuta giù dal cielo. Non ho ancora letto le istruzioni e quindi non so, non ne ho idea. Ok, ma deve essere una roba così. Quindi, guarda, sembra andare sulle montagne russe. No. E come lo devo mettere? Forse si stringerà in qualche modo, dai, voglio solo provarlo. Poi vi dirò meglio. Oddio mio, che roba strana. Oddio. Beh, cos'è? Si può scegliere anche più caldo? Non capisco cosa cambia. Mamma mia, che roba strana. Questa forse è intensità. Vedi i livelli? Mamma mia, stranissimo. Ah no, qua va più piano. Questa qui è la velocità. Ma ogni tanto spinge, se è una persona vera. E qua in teoria cambi modalità. Tipo adesso sta andando in retromarcia. Vedete che ha cambiato, va indietro. Vediamo ancora. Ma è sempre uguale, ma dopo un po' secondo me uno si stanca. Boh. Però dai, è una bella sensazione, direi. Non capisco cosa cambi con l'ultimo. Sembra ogni tanto zoppo, sembra che fa toc toc, forse quando lo premo. Boh, vabbè, insomma, direi che è una sensazione da provare. Guardate, no, è fighissimo, sembra un robot. No, bello, spegniamolo. Bellissimo, devo capire cosa bisogna fare con questi. Ci metti dentro le braccia, ci fai il giro, non lo so, come dicevo prima dei braccioli, vado in acqua con questo. Vabbè, insomma, ho voluto farvi vedere questi due prodotti interessantissimi, che vedrete l'aspiratore, non sul blog, perché insomma, prodotto da 30 euro. Invece questo qui, che non mi ricordo più il marchio, qua c'è scritto COU. Vi ripeto, trovate tutto in descrizione, tutti i vari link dove potrete andarli ad acquistare, e comunque per qualsiasi altra informazione mi contattate e io vi risponderò. E poi trovate tutte le varie recensioni prossimamente, quindi nell'arco del mese, trovate tutte le recensioni di tutti questi prodotti che avete visto. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog. Ma al collo che ho adesso.